Utilizziamo il nostro ragionamento sulla magnetostatica per il calcolo, per fare il calcolo di coefficienti di autoinduzione di altre configurazioni, di quelle già viste. In particolare, per prima cosa calcoliamo oggi pomeriggio la induttanza della linea bifilare. Che cosa c'è se dicevo? Vi ricordate, la linea bifilare è una configurazione che abbiamo già analizzato in elettrostatica per calcolarne la capacità. La stessa configurazione, fatta cioè da due fili paralleli, uno con una corrente in andata e uno con la corrente in ritorno, può essere analizzata anche dal punto di vista dell'elettrostatica. Noi abbiamo un filo in andata e un filo in ritorno. Diciamo più I la corrente che circola qui, meno I la corrente che circola qui. Q si riferisce alla corrente uscente dalla lavagna meno alla corrente entrante dalla lavagna. Quindi come se avessi una spina con due lati molto lunghi. Quando l'abbiamo analizzato in elettrostatica, vi ricordate, abbiamo supposto le cariche fossero uguali opposte, cosa che non è obbligatorio perché il sistema non è di induzione completa, lo forziamo noi. Così come qui forziamo noi le due correnti a essere uguali opposte, immaginando che ci sia un tratto di chiusura che mette in serie questi due lati. Allora, la geometria è la stessa già vista, ovvero i due conduttori cilindrici di lunghezza L molto più grande di tutte le altre dimensioni in gioco nel sistema hanno raggio A e i loro cilindri sono distanti della quantità 2D. Se questo facciamo questa è la distanza x, questo y e z viene fuori dalla lavagna, no? E questo è meno d, x uguale meno d, e questo è x uguale più d, così che la distanza fra i due centri è pari a 2d. La stessa geometria che abbiamo già visto, 2d. E supponiamo che A sia molto minore di D, cioè i fili sono molto lontani rispetto a quanto sono spessi. La stessa approssimazione che già facemmo, vi ricordate, all'epoca del calcolo della capacità. La quantità L, la lunghezza di questi fili, è molto maggiore di tutte quante le altre grandezze, in particolare molto maggiore di D, così che questi fili si possano ritenere dal punto di vista della configurazione di campo come indefiniti sostanzialmente. Allora dobbiamo fare il calcolo dell'induttanza. Allora ricordiamo cos'è il calcolo, cos'è il problema dell'induttanza. L'induttanza di una spina che abbiamo definito la volta scorsa, questo per definizione il rapporto fra il flusso concatenato con la spina percorsa da una certa corrente e la corrente stessa. Vi ricordate, no? La procedura che avevamo immaginato la volta scorsa, diciamo circolare una corrente in un filo, calcolavamo il campo prodotto da questa corrente, quindi il flusso dovuto a questo campo concatenato con la spina stessa, quel rapporto viene fuori, si definisce il coefficiente di autoinduzione della spina. Applichiamo questa stessa definizione. Cosa cioè dobbiamo immaginare? Dobbiamo immaginare questo. Faccio un disegno 3D per capirci. Ho i due fili fatti in questo modo, con la corrente orientata in questo modo, un tratto di chiusura che non ho disegnato. Allora, ho questa spina, diciamo così, chiusa qui all'estremità in qualche modo, qui circola questa corrente, e voglio fare il calcolo del flusso concatenato con questa spina. Che cosa quindi devo fare? Devo fare il flusso concatenato con il flusso attraverso questa superficie qua. Ricordo che φ gamma è il flusso concatenato con una gamma, ovvero l'integrale di b scalare n da S attraverso una qualsiasi superficie che ha per orlo la linea gamma scelta. Abbiamo detto, commentato, che la superficie può essere qualsiasi perché b è solo un elemento. Va bene. Quindi dobbiamo fare questa operazione in cui S gamma è una qualsiasi linea che si appoggia alla spina, quella che ho disegnato in figura, per esempio orientata con la regola a destra, così. Se lo vedessi in sezione,
questa superficie su cui io sto facendo l'integrale e quella la cui traccia sto qui ricalcando. La vedete? E la normale n sarà diretta così grande. Quindi quello è 3D, questo è distanziazione. Vi faccio osservare una cosa. Io ho esteso questa superficie fino al bordo dei due conduttori. Sto appoggiando la superficie in questione al bordo dei due conduttori. Sto fermando a raggio A per cominciare. In altri termini, non sto considerando il campo magnetico presente all'interno dei conduttori quando faccio questo caso. Vi ricordate, no? Quando io ho un filo, il campo dentro tende a zero linearmente se suppongo la corrente uniformemente distribuita, no? Questo abbiamo fatto questo. Tuttavia io in questo momento non sto considerando la presenza di campo magnetico all'interno dei conduttori. Quello che io calcolerò, quindi col calcolo che oggi vi propongo, è quella che si definisce più propriamente l'induttanza esterna della configurazione in questione, della linea bifilata. L'induttanza esterna significa appunto che io considero solo il campo magnetico presente all'esterno dei conduttori che realizzano la configurazione. Il concetto può estendersi anche a ciò che avviene dentro i conduttori, si parla in quel caso di induttanza interna, però è un concetto un po' più scivoloso da maneggiare. Quindi noi lo riprenderemo questo concetto di induttanza interna quando faremo il corso di laurea magistrale. Quindi noi per il momento ci contentiamo, diciamo così, di calcolare l'induttanza esterna di questa configurazione, perché l'induttanza interna richiede, diciamo, un armamentario teorico un po' più attrezzato di quello che abbiamo a disposizione. Quindi vi ho menzionato che il problema, che questa questione esiste, però la rimandiamo a quando sarà il momento giusto. Allora, detta questa cosa, facciamo questo calcolo. Disegno qui lo posso cancellare, tanto non è particolarmente bello, e faccio questo calcolo qui. Allora, devo fare quell'integrale, quindi il phi gamma, lo riscrivo qua, integrale su S gamma di V scalare N S. Allora, il campo B è quello legato alla presenza di due fili di andata e di ritorno. Quindi esso può essere scritto come la somma di due contributi, diciamo appunto di due, ciascuno dovuto ad ogni filo. La procedura l'abbiamo usata già tante volte nelle scorse lezioni. La normale n, vedete, su questa superficie, per come io l'ho scelta, questa superficie ricalcata qui, la cui traccia è qui ricalcata, coincide proprio con la direzione y, vedete? Quindi qua invece di tensore n ci metto il tensore i con y, per dire quello della direzione y. Allora, adesso dobbiamo esplicitare quanto valgono i campi B1 e B2. Allora, ricordiamoci, il calcolo del campo legato al filo cilindrico l'abbiamo già fatto. In particolare, vi ricorderete che, scrivo qua magari, il campo legato al primo filo si scrive mi con 0 i, la corrente del primo filo, diviso 2pi greco r con 1, distanza dall'asse del primo filo, diviso per un certo punto. Questo sarà R con 1 per il phi 1 e questo sarà il phi 1. Vedete? Questo è un filo, il phi 1 è diventato così. D'accordo? Analogamente, il
campo prodotto dal secondo filo è mi con 0 meno i, perché la corrente questa volta è entrante, è folle, è dalla 2π r2 e f2, dove r2 è la distanza dal, questo è r2, dal centro del secondo filo, e f2 è il versore, questo qui, che descrive la rotazione attorno al secondo filo. D'accordo? Mi trovate? Benissimo. Un po' meglio quando si vuole. Allora, facciamo quindi questa integrale avendo scelto questa simbologia. Allora, integrale su S gamma. Allora, al posto di B1 ci metto questa quantità. Do 0 I diviso 2 pi greco R1 per, allora, F1. Questo versore qua, quando io sto su questa superficie, il versore F1, vedete, coincide proprio col versore Y, lo vedete? Questo è il versore F1, quindi il punto dovrei fare questa direzione che descrive la rotazione attorno al primo filo. Quindi quando mi metto qui in particolare, la direzione di F1 coincide con la direzione di Y, quindi qui ci metto I con Y direttamente più, faccio B2 adesso, mi con 0 meno I diviso 2 pi greco R2, ho scritto questa quantità qui, poi devo scrivere F2, F2 sulla superficie in questione coincide con meno Y, quindi orientato in questa altura, quindi qui ci metterò meno I con Y, poi qua scritto la parentesi quadra, a questo punto scalare I con Y tens. Chiaro? Bene, proseguiamo. Allora io posso mettere in evidenza mi con 0 I diviso 2 pi greco, un fattore costante comune a entrambi i termini, poi io qua 1 su R1, allora, integrale, sull'integrale un po' qualcosa, allora, c'è un passaggio, 1 su R1, I con Y scalare con Y fa 1, quindi non lo scrivo, più quest'altro terreno, qua ho messo tutto in evidenza, meno per meno fa più, quindi qua ho 1 su R2, I con Y scala I con Y fa ancora molto più uno schermo. D'accordo? Allora facciamo questa integrale. Allora l'integrale su S gamma, su questa superficie, come si sviluppa? Diventa un integrale in de z, z è questa direzione, fra 0 e L sulla lunghezza del filo, che dà luogo semplicemente a un fattore L, perché chiaramente non c'è variazione in questa direzione, perché si suppone che i fili siano talmente lunghi da poter dividere i finiti. Quindi qui ci sarà un fattore L legato a questo pezzo di integrale di superficie nella direzione z. Poi avrò l'integrale invece in dx dx in questa direzione fra meno d più a e d meno a, meno d più a e d meno a. Ora questo integrale è esattamente identico a quello che abbiamo già calcolato quando abbiamo fatto il calcolo della capacità. Se vi riguardate i vostri appunti, è esattamente lo stesso identico.
stessi estremi di integrazione, stesso integrante, è proprio la stessa quantità. Quindi, rifacendo i calcoli che all'epoca facevamo, troviamo ovviamente lo stesso risultato. Quindi abbiamo i con 0 i per r diviso 2 pi greco. Questa integrale dà come risultato 2 logaritmo naturale di 2d diviso a. Poi a rivedere i calcoli e troverete questo risultato. Va bene? Bene, questo vuol dire che se questo è il flusso φ concatenato con la linea bifilare, l'induttanza della linea bifilare definita come il rapporto fra corrente, fra flusso e corrente, l'induttanza della linea bifilare è chiaramente con 0 diviso pi greco per logaritmo naturale di 2d diviso a e la lunghezza l ho diviso per la corrente, chiaramente ho semplificato il 2 e viene fuori questo valore. Quindi questa è l'induttanza della linea bifilare con questi parametri, nell'ipotesi che D sia molto maggiore di A. Vi faccio osservare che questa induttanza è proporzionale alla lunghezza della linea bifilare tramite questo fattore, che si chiama quindi induttanza per unità di lunghezza, L più L, pari quindi a meno 0 diviso pi greco logaritmo naturale di 2D diviso A. La capacità per unità di lunghezza, vi ricordate? Spero, era questo è il risultato per la capacità per unità di lunghezza che calcolammo qualche lezione fa. La cosa interessante che mi preme farvi osservare è che se io faccio il prodotto dell'induttanza e della capacità per unità di lunghezza, che cosa viene fuori? Questo e questo si semplificano, questo e questo si semplifica, resta solamente epsilon con 0, b con 0. Che già abbiamo commentato essere legato alla velocità della luce nel vuoto in questo caso. Da questa relazione 1 su 100 a 8, no? La cosa non è casuale, non è affatto casuale. Allora, il fatto che si semplifichino esattamente tutti i termini geometrici di logaritmo di 2pi, 2d su a, pi greco, eccetera, dipende dal fatto che gli integrali in questione per l'induttanza e per la capacità sono esattamente gli stessi. Per questo motivo c'è questa compensazione esatta, quindi non è casuale questo. Anzi, se io facessi lo stesso calcolo per un'altra geometria, per esempio per un cavo coassiale, troverei lo stesso risultato. Il cavo coassiale sarebbe due cilindri, uno dentro l'altro, invece che affiancati, uno dentro l'altro. Il calcolo è un po' diverso, chiaramente, ma il risultato alla fine è che se io faccio il prodotto di induttanza per capacità per unità di lunghezza, si semplificano tutti i fattori geometrici e rimane sempre la stessa cosa. Perché questo? Perché è possibile dimostrare, anche questo lo vedremo nel corso che faremo alla laurea magistrale, che questa quantità, questo prodotto, anzi 1 su radice L più L del C più L, questa quantità si dimostra essere la velocità di trasmissione di un segnale elettromagnetico sulla linea di trasmissione. Cioè, se io utilizzo la linea di trasmissione per collegare un generatore, qua c'ho la linea bifilare, generatore, linea bifilare e un carico, ok?
quindi immaginate il generatore e il carico collegati da due fili paralleli, una cosa diciamo geometricamente molto semplice. Quindi c'è il generatore, una linea bifilare, quello che abbiamo studiato, e il carico che va alimentato. Si può dimostrare, ripeto, questa cosa la vedremo nel corso di orario magistrale, che in questa situazione in cui ho quindi questa linea bifilare con questi parametri di induttanza e capacità di lunghezza, questo parametro mi dice con che velocità si propaga il segnale elettrico su questa linea bifilare. Cioè, se io accendo a un certo istante il generatore, il segnale di questo generatore arriverà a questo carico dopo un certo tempo legato alla velocità di propagazione del segnale lungo questa linea. Questa velocità di propagazione è uguale alla velocità della luce nel vuoto in questo caso. Quindi non è un caso, è un parametro fisico quello, perciò viene così pulito e preciso. Questa cosa in realtà fu scoperta da Kirchhoff, che ben conosciamo per le leggi di Kirchhoff, addirittura prima di quando Maxwell stabilì le leggi di Maxwell. Cioè se ne accorse, poi non fece il collegamento, ecco, questo gli mancò, cosa che invece Maxwell riuscì a fare, però lo scoprì qualche anno prima, non tanto, esempio, stiamo parlando della prima metà dell'Ottocento, 840, diciamo 30, 40. Vabbè, quindi questa cosa poi la ritroveremo appunto nel corso della magistrale e la generalizzeremo lì. Comunque sia, sappiate che appunto se anche considerate altre geometrie troverete sempre la stessa proprietà, perché quel parametro ha un significato fisico ben preciso legato alla velocità di propagazione dei segnali su in generale una linea di trasmissione del segnale, in questo caso una linea bifilare. D'accordo? Ah, vi faccio anche osservare un'altra cosa che magari vi chiamerò più avanti nella lezione. L'induttanza, velocità e lunghezza che abbiamo appena calcolato dipende in maniera logaritmica dal raggio. Il raggio è sotto logaritmo, il che voi sapete significa che è una dipendenza quanto debole, sforzata, nel senso che le grosse variazioni del raggio corrispondono a relativamente piccole variazioni del suo logaritmo. Quindi è una cosa da vedere presente, perché richiamo di nuovo un po'. Bene. Allora, questi concetti che abbiamo qui richiamato, coefficiente di induzione, autoinduttanza, maniera bifilare, la spira, il solenoide, tutto quello che abbiamo visto, richiama chiaramente quello che noi abbiamo studiato in teoria di circuito a proposito degli induttori. E in effetti adesso quello che vogliamo fare è dimostrare appunto questo collegamento. Cancello qui se siete d'accordo, se non avete e dimostriamo questo teorema che ora vado a rinunciare. L'obiettivo è quello di fare il collegamento fra i campi, cioè i solenoidi, i fili, eccetera, e i circuiti, arrivando, come abbiamo intuito, a un circuito equivalente espresso in termini di un induttore sostanzialmente. Bene, noi sappiamo che gli induttori, in teoria dei circuiti, hanno ragion d'essere quando c'è una variazione temporale con nulla, altrimenti sapete si comportano gli altri circuiti. Quindi anche qui avremo interesse ad introdurre una variazione temporale di varie grandezze. Questo vuol dire che per analizzare la situazione che adesso ci apprestiamo a studiare dovremo ammettere una variazione temporale di varie grandezze e quindi passare dalla magnetostatica alla magneto quasi statica, in cui quindi introduciamo la possibilità che le grandezze variano nel tempo. Quindi, la prima ipotesi che facciamo è la validità delle leggi della magneto quasi statica, che sono quelle che adesso vi richiamo. Però.
queste sono le leggi della Magneto quasi statica. Rispetto a quelle che abbiamo già studiato fino ad ora, cioè la legge della Magneto statica che legano la corrente al campo magnetico, queste le abbiamo usate fino a un po' di tempo fa, aggiungiamo anche questa relazione che è la legge di Faraday-Neumann, in cui compare, come vedete, questa derivata temporale che dà conto appunto della variabilità temporale e varie grandezze. Poiché siamo in magneto quasi statica, non c'è il termine di corrente di spostamento, è trascurabile. E poi ci sono le relazioni costitutive che ben conosciamo, siamo in una situazione in cui la relazione è quella del vuoto in termini magnetici, e fra campo elettrico e densità di corrente c'è la resistività alla potenza. Quindi la prima ipotesi che facciamo è quella di validità della legge della magneto quasi statica. La seconda ipotesi che facciamo, quindi queste sono le ipotesi del teorema, la seconda ipotesi che facciamo è che costruiamo un solenoide, sappiamo cos'è, quindi è un filo avvolto in numerose spire, una cosa del genere, per dirci, un solenoide fatto con un filo di conduttore perfetto, il filo con cui realizzo il solenoide, con cui faccio le spire, è un filo di conduttore perfetto, e tutto è immerso in un isolante perfetto, può essere il vuoto, l'aria e così. Isolante perfetto. Vabbè. Queste sono le ipotesi fondamentali alla base di questo teorema. La tesi di questo teorema è che l'oggetto in questione, questo solenoide, visto ai morsetti AB, quelli che ho disegnato qui, si comporta come un bipolo induttore della teoria dei circuiti. La cui induttanza è pari proprio al coefficiente di autoinduzione del solenoide, quello che abbiamo calcolato la volta scorsa. Chiaro? Quindi il teorema, ve lo rienuncio rapidamente, dice, nell'ipotesi che valgano l'equazione della magneto quasi statica e che io realizzi un solenoide con un filo di conduttore perfetto avvolto da un isolante perfetto, il solenoide stesso, visto i suoi morsetti AB, si comporta come un bipolo induttore nella teoria dei circuiti di induttanza pari al coefficiente di autoinduzione del solenoide. Ok? Allora, dimostriamo questo teorema. Lo faccio qui su quest'altro davanti, cancellando questo teorema. Allora, per verificare se l'oggetto in questione si comporta veramente come un bipolo induttore della teoria dei circuiti, dobbiamo verificare le solite tre proprietà di bipolo, ovvero che la corrente sia ben definita, che la tensione sia ben definita, che fra tensione e corrente esista una ben precisa relazione, la caratteristica, che è quella dell'induttore, V uguale L dei induttivi. Questo dobbiamo dimostrare. Allora, procediamo. La corrente I che circola nella struttura è ben definita? Ricordate cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che la corrente nel morsetto d'ingresso, con questo riferimento, è uguale alla corrente nel morsetto d'uscita con questo riferimento. Questo ci richiede la proprietà di Bernoulli, no? Questa proprietà è senz'altro vera grazie all'ipotesi che abbiamo fatto qui, ovvero in particolare di aver supposto che il solenoide sia avvolto da un isolante perfetto. Se il solenoide è avvolto da un isolante perfetto, noi sappiamo che la corrente non può fuoriuscire dal filo stesso. L'abbiamo detto tante volte. Il che vuol dire ancora che il filo è un tubo di flusso per la corrente. Ad ogni sezione del filo la corrente è sempre uguale. In particolare, qui e qui la corrente è la stessa.
sarebbe vero in qualsiasi altro punto del filo, in particolare a maggior ragione. Quindi sicuramente la proprietà sulle correnti è verificata grazie alla proprietà di tubo di flusso per un filo di conduttore immerso in un isolante perfetto. Quindi la corrente la chiamo I, punto e basta, e non starò a specificare dove essa è calcolata. Chiaro per tutti? Procediamo adesso al calcolo della tensione. Scusate, alla verifica della proprietà sulla tensione. Che cosa dice questa proprietà? Dice che la tensione deve essere ben definita ai morsetti dell'oggetto in questione, ovvero qualunque sia la linea che uso per congiungere i morsetti, la tensione deve essere la stessa purché la linea non intersechi il dipolo. Questa è la cosa che abbiamo detto alla prima lezione del tempo. Vediamo in questo caso che cosa succede. Vi faccio il disegno per non pasticciare quello già fatto. Allora, ho il mio solenoide AB. Che cosa quindi prescrive la proprietà? Devo prendere due linee che congiungono A e B. Vediamo gamma primo e gamma secondo, e devo verificare se la tensione su gamma primo e la tensione su gamma secondo siano uguali oppure no. Oh, la cosa non è scontata, perché nella situazione in cui ci siamo messi per ipotesi, il campo elettrico non è conservativo. Vedete la prima delle equazioni scritte là, il che vuol dire che in generale la tensione dipende dal percorso che uscito nel calcolo. Tuttavia, in questa situazione in cui mi sono messo, se io scelgo come gamma chiusa, gamma con C, come al solito l'unione gamma primo, unione meno gamma secondo, e applico la legge di Feynman a questa linea, che cosa ottengo? Integrale su gamma C di E scala T del uguale a meno del T dell'integrale su S gamma C di scalare S. Ho applicato la legge di Feynman a questa particolare linea chiusa qui, dove l'integrale al primo membro si scrive, come ben conosciamo, integrale su gamma primo meno l'integrale su gamma secondo. Il secondo membro lo lascio dalle quadre. Quindi in generale, vedete, questi due integrali sono differenti perché c'è di mezzo questo secondo membro. Tuttavia, la proprietà di dipolo richiede che questa, l'uguaglianza fra i due termini al primo membro valga purché le linee in questione non intersechino il dipolo, ovvero purché le linee gamma prima e gamma secondo rimangono tutte esterne al solenoide. Ma se è vera questa cosa, allora la superficie S gamma C su cui faccio questa integrale, quella per esempio che vi sto tratteggiando in finita, una delle possibili, si può sviluppare anche tutta fuori dal solenoide stesso. Se le linee sono esterne, anche la superficie potrà essere esterna. Il che vuol dire che il campo B in tutti i punti di questa superficie potrà ritenersi trascurabile. Ricordate, nel solenoide abbiamo detto, se lo facciamo bene, il campo magnetico presente al di fuori del solenoide stesso è ritenuto trascurabile. Questo vuol dire che questa quantità può ritenersi trascurabile e quindi, di conseguenza, integrale su gamma primo di S scala T del, integrale su gamma secondo di S scala T del, sono uguali. Approssimativa, la misura in cui si può trascurare quel che c'è secondo la membro qui. Quindi capite qui l'importanza di aver specificato nella definizione di bipolo il fatto che le linee debbano essere esterne al bipolo stesso, perché solo così facendo io posso qui introdurre il bipolo, altrimenti non potrei proprio farlo. Chiaro? Li avete seguiti tutti quanti? Benissimo. Quindi anche la proprietà sulle tensioni è ben verificata.
Questo vuol dire che posso introdurre una tensione tra corsetti A e B, che posso indicare con questo riferimento, tagliamo B. Con questo riferimento significa che io ho scelto l'orientamento, vi ricordate, della linea da A verso B. Questo come dicevo già alla prima lezione. Quindi come vedete sull'induttore ho fatto la convenzione dell'utilizzatore. La corrente orientata così, la tensione orientata così, convenzione dell'utilizzatore su questo solenoide che voglio dimostrare essere un dipolo. Va bene. Allora adesso rimane da verificare la caratteristica. Avete seguito tutti quanti? Posso accettare, sì? Allora, vi faccio un disegno. Allora, voglio trovare la caratteristica di questo oggetto che cerco di definire qualche po'. Allora, considero una linea chiusa, la chiamo gamma top, fatta in questo modo. Allora, scelgo una linea interna che va lungo l'asse del filo, orientata così come la corrente, vedete? Quindi gamma int va lungo tutto l'asse del filo. E poi, per chiudere il percorso, per fare una linea chiusa, la unisco con una gamma esterna, questa la chiamo gamma est. Se la oriento così, ci devo mettere un segno meno. L'ho orientata così, gamma est, perché così sono congruente con l'orientamento della tensione. Vedete, come ho scelto la tensione lì, devo mettere prima il punto A e poi il punto B, quindi la linea va orientata in questo modo. Quindi questo è orientato come la corrente e questo è orientato congruentemente con la tensione. Questo è il concetto. Va bene, allora applichiamo la legge di Feynman a questa linea, quindi integrale gamma tot e scala T del uguale meno del T. Allora, lavoriamo su questa uguaglianza. Primo membro possiamo scrivere, come sappiamo bene, questo integrale come la somma dell'integrale su gamma int meno integrale su gamma est. Secondo membro, che cosa abbiamo? Abbiamo il flusso concatenato con gamma tot, quello che ho chiamato φ gamma tot, φ gamma in generale, φ gamma tot in questo caso. Questo sarebbe il flusso concatenato con questa linea qua, cioè devo prendere una qualsiasi superficie che ha per loro questa linea, questa strana superficie elicoidale qui dentro più il tratto esterno, e fare quell'integrale là. Il flusso concatenato in questa linea. Benissimo. Allora, quanto vale questo primo integrale? Esso è l'integrale del campo elettrico lungo l'asse del filo. Questo sto dicendo, gamma int va lungo l'asse del filo. Il filo di che materiale è fatto? Di conduttore perfetto, è una delle ipotesi. Quanto vale il campo elettrico all'interno di un conduttore perfetto? Vale 0. Quindi questo integrale è 0, perché si sviluppa all'interno un conduttore perfetto. Quindi rimane solo questo termine qua. Ma che cos'è questo integrale? Meno l'integrale sulla gamma esterna del campo elettrico, che cos'è? È proprio la tensione V con riferimento scelto. Meno
uguale meno debiti. Bene, phi gamma tot è il flusso concatenato con la linea che abbiamo scelto. Ripetendo i ragionamenti che abbiamo fatto quando abbiamo calcolato l'induttanza del solenoide, riconosciamo facilmente che di questa superficie il tratto esterno non dà contributo, che qui il campo magnetico è zero, e il tratto interno si può scrivere come le approssimazioni che abbiamo fatto, usando appunto l'induttanza del solenoide in questo modo. Ricordate, abbiamo fatto il calcolo di induttanza del solenoide proprio calcolando quel flusso qui, come L. Quindi, per prima cosa semplifico il segno meno, poi porto fuori L dalla derivata, perché L, se vi ricordate, un'espressione dipende da parametri fisico-geometrici del solenoide. Se supponiamo per esempio che il numero di sfide del solenoide non vari nel tempo, possiamo portare l'induttanza fuori dalla derivata e ottenere questa relazione, che è esattamente la caratteristica di un dipolo. Quindi questo alla fine dimostra il teorema. Vi faccio osservare che, benché nella legge di Feynman ci sia un segno meno al secondo membro, quando faccio il passaggio dai campi il segno meno sparisce, grazie al fatto di aver scelto la convenzione dell'utilizzatore. Cioè la scelta della convenzione dell'utilizzatore mi fa tornare il segno con quello che ci aspettiamo dalla 10. Ce la faccio fare un'altra osservazione prima della pausa. Ok. No, vabbè, allora vi dico quest'altra cosa, poi ci fermiamo perché poi sennò mi si spezza il ragionamento. Quindi abbiamo dimostrato che, partendo dall'oggetto fisico solenoide, nell'ipotesi che abbiamo fatto, il circuito equivalente di questo oggetto fisico è il dipolo induttore. Nel senso che il legame fra tensione e corrente ai morsetti del solenoide è uguale al legame di tensione e corrente che c'è nell'induttore, diciamo matematico, quello della teoria. Quindi ogni qualvolta noi siamo interessati alle grandezze globali di tensione e corrente, invece l'oggetto fisico solenoide, potremo utilizzare l'oggetto matematico bipolo induttore nell'ipotesi. Subito dopo la pausa vi farò vedere cosa succede rimuovendo alcune di queste ipotesi. Adesso ci fermiamo un po' più.